Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di patate tornate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a pezzetti, tonno, maionese, uova, prezzemolo, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, posizionare il cestello con le uova, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le patate, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le patate sono cotte, trasferire in un piatto da portata. Le uova sono cotte, sgusciare e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, mettere nel boccale il tonno. E la maionese. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. La salsa è pronta. Condire le patate con le uova, spolverizzare con un po' di prezzemolo tritato e servire. Insalata di patate tornate. Grazie e alla prossima ricetta!